Prego. Quando mi chiedono da dove vengo, non lo dico mai veramente. La maggior parte delle volte mi limito a rispondere vicino Napoli, oppure Napoli, e basta. Anche se poi mi sento sempre in colpa. È come avere una relazione con qualcuno, ma non dichiararlo perché tutto sommato ce ne vergogniamo. Le rare volte che riesco a nominarla, la mia città, mi torna indietro raddoppiata. L'interlocutore cerca precisione sulla cartina. Caserta, Caserta, mi domanda. E suona un po' come New York, New York, ma dura poco. Quando dico che sono di Caserta, aggiungo subito che al Palazzo Reale ci hanno girato dei film importanti e una volta ci è venuto pure Tom Cruise, che faceva finta di scalare le mura del Vaticano. Ci hanno anche ambientato un episodio di Star Wars, quello me lo ricordo bene perché mia mamma è andata a fare il casting come comparsa per l'esercito dei cloni. Non l'hanno presa. Ma col tempo, nel racconto, la parte del casting è saltata e noi diciamo solo che mamma ha fatto la comparsa. I figuranti comunque li avevano moltiplicati al computer e nessuno oggi potrebbe andare a controllare. Per attraversare la città da un lato all'altro della Reggia c'è il Ponte di Ercole, che è il più basso di tutti i ponti mai costruiti. Un giorno sì e uno pure, i camion ci si incastrano sotto, ci vanno a sbattere contro e quei pochi che riescono a uscirne portano via con sé interi blocchi di marmo del Settecento. Le strisciate che si vedono quando ci passi sotto sono segno dell'ostinazione non tanto dei veicoli, quanto del ponte stesso, che sembra sempre dover crollare, ma poi alla fine non lo fa mai. Soltanto quando il passaggio è bloccato, gli abitanti dei palazzi là intorno riescono a sentir cantare gli uccelli. Lo so perché è su quella strada che ho abitato prima di lasciare la città, in quel pezzo di Caserta che non è ancora comune di Casa Giove, che però non è neanche il centro. Il Limine. La vecchia signora che mi siede accanto sull'aereo non lo sa, non può saperlo, che a Caserta le cose sono spesso anche qualcos'altro. Non tanto ciò che sono in realtà, quanto quello che vorrebbero essere. E così pure le persone. I casertani dicono che sono di Napoli. Il Palazzo Reale finge di essere il Vaticano. Il ponte vorrebbe essere un vero ponte, ma è solo un passaggio scavato sotto un grande giardino. Anche mia madre, maestra elementare, dice a tutti di essere stata un clone. E di fatto va bene così. Non è che si fa troppo per cambiare. Perché l'importante è dire, far sapere. Bene, siamo a pagina 11 e Della mia copia. c'è. Devo davvero fare questa polemica adesso? No. Siamo a pagina 11 e c'è già tanto di questo libro, probabilmente. C'è una protagonista che torna a Caserta da Londra e subito notiamo questo, come dire, questa sorta di un po' repulsione, un po' persona che ritorna, e notiamo subito questi due mondi, direi, che ritornano ad essere a contatto e noi viviamo questo scontro di questi due mondi dal punto di vista di Clara, che è questa protagonista. I due mondi, cercando di riassumerli in maniera molto rapida, sono i mondi delle ragazze per bene, di queste persone della borghesia di Caserta che hanno seguito una strada molto precisa nella loro vita e si sono sposate, hanno fatto i figli, hanno fatto quello che dovevano fare, quello che dovevano fare. E poi abbiamo il mondo di Clara, il mondo di una persona che a un certo punto se n'è andata, che a un certo punto ha scelto di vivere la relazione in una maniera diversa, di non voler vivere quel percorso. Noi in questo libro viviamo lo scontro e il mescolarsi di questi due mondi, di queste due visioni anche molto diverse dell'intendere la vita, le relazioni umane, le relazioni amorose, gli obiettivi di una vita, eccetera. E visto che abbiamo qui la persona che ha dato vita a questi due mondi, mi piacerebbe esplorarli e mi piacerebbe partire dal mondo delle ragazze per bene. E ti vorrei chiedere,
E vorrei partire da un punto molto specifico, da quello delle tre zie. C'è un momento in cui appunto sono queste tre zie raccontate che sono tre elementi molto precisi di questa personalità delle ragazze per bene, quindi adesso me lo sono segnato che non me lo ricordo più, che è una Le tre sorelle. l'accoglienza, l'obbedienza e l'eleganza Sì. rappresentano queste tre cose. E ti va di partire da qui per provare a parlare, a descrivere questo mondo? Certo, Clara, la protagonista e narratrice di questo romanzo, è la voce che ci conduce attraverso il mondo delle ragazze per bene. Parto un po', da lontano, nel senso che mi interessa molto, specificare che il concetto di ragazza per bene non è equivalente al concetto di brava ragazza. Questo è molto importante. Dire ragazza per bene ha un connotato non tanto morale quanto sociale, di classe anche in parte, e va ad abbracciare tutta una serie di rituali, rituali sociali, ruoli di genere che specificamente a quella classe, a quel contesto, vengono tramandati di donna in donna, di generazione in generazione, di madre in figlia. E qui era interessante vedere come la generazione delle donne, che ha preceduto quella delle protagoniste, avesse dato loro in dono alcune caratteristiche, quale appunto l'obbedienza, l'eleganza. E avevo in mente questa scena, la scena, non so, molti di voi forse sono familiari con il film animato della Disney, della Bella Addormentata, ci sono le tre fatine che donano alla piccola Aurora nella culla il dono del bel canto, la bellezza, eccetera, e invece il dono di queste donne della generazione precedente è ben altro, tutto in verità riassumibile con il sottostare a un concetto di femminilità che ha molto a che fare con la cura, con l'obbedienza, la sottomissione a certe regole, l'adesione a certe regole. Ci sono tre sorelle, di cui due le madri di Clara e Rossella, le due cugine che sono il cuore di questo romanzo. Tutte hanno in verità un'aspirazione, una voleva diventare attrice, in particolare la mamma di Clara che prova a fare il provino per Star Wars e non viene presa, e tuttavia viene spinta dalla nonna, da sua madre, a fare la maestra. Stessa cosa anche per le altre due sorelle, zia Imma, zia Clarissa, tutte avevano un'aspirazione diversa e tuttavia si ritrovano a fare le maestre. Non per vocazione, perché semplicemente viene intesa dalla loro madre, la nonna di Clara, come il ruolo giusto per loro, il ruolo della cura per eccellenza. E in questo contesto Clara e Rossella crescono, sono tra l'altro paradossalmente donne, queste qui della famiglia di Clara e Rossella, che avrebbero vissuto gli anni della rivoluzione femminista, gli anni in cui appunto una consapevolezza della condizione femminile era davvero all'ordine del giorno nel discorso politico. Tuttavia, questo contesto delle ragazze per bene sembra un contesto, un microcosmo non toccato da questi discorsi, non attraversato da questi discorsi e da questi cambiamenti. E per forza di cose Clara e Rossella crescono così, crescono senza problematizzare la loro condizione, problematizzare i loro ruoli, vivono un romanzo di formazione, un'esperienza di educazione sentimentale, sessuale, se poi si può definire tale, un'educazione che non è mai pronunciata, a tappe, come una via crucis, a partire dalla scuola elementare cattolica. E prosegue per le scuole medie, il liceo classico, la chiesa di Sant'Antonio, dove tutte le ragazze per bene si recano la domenica con magari il fidanzato storico, sotto il braccio della futura suocera, già all'età magari di 14-15 anni, no? Stessa chiesa, stessa parrocchia, dove probabilmente un giorno sposeranno quello stesso ragazzo. Quindi ecco, il mondo delle ragazze per bene è un mondo ben distinto, dove il futuro è già passato, perché è già stato vissuto da qualcun altro che te lo ha poi consegnato. E non c'è grande consapevolezza, non ci sono troppe domande poi sullo stato delle cose. Si vive per dire di essere una ragazza per bene, ma quello che si è poi realmente
rimane l'altra faccia della medaglia, perché il mondo delle ragazze per bene è anche un mondo poi pieno di segreti, pieno di non detti brulicanti che vengono costantemente buttati giù. E questo è il mondo delle ragazze per bene, bello compresso, ci sono tantissime altre cose dentro, quindi appunto leggerlo poi si va molto più a fondo. Passiamo al mondo di Clara. Clara, giovane ragazza che va a studiare, poi a lavorare, cioè vorrebbe studiare, poi lavora, Sì, comincia a sì, lavorare, si esatto. butta in questo vortice di lavori, di incontri Incontri online, online, dimentica il motivo per cui Tinder. era andata lì e Succede quindi. poi a tutti noi, e quindi c'è una persona che sta vivendo un percorso molto diverso da quello che le avevano prefigurato, quello che la sua famiglia si aspettava di vivere, e quindi entriamo in un mondo parallelo, cioè qui è bello perché si intersecano, cioè si intrecciano, quindi si salta continuamente da un mondo all'altro, esatto, si alternano molto, e quindi ci si trova continuamente sballottati in due mondi molto diversi, e abbiamo questo mondo di Clara, appunto, incontri, Tinder, devo dire c'è quella scena del trisom fantastica, È che molto successo quella scena, devo è una scena dire. incredibile, è molto difficile scrivere di sesso e scrivere di scene di sesso, quella è una scena pazzesca, cioè ve lo consiglierei, è confermato da tutti quelli con cui abbiamo Quelli che parlato hanno l'altra sera. letto. E quindi è una persona che sta cercando un modo diverso di vivere le persone, di vivere la sua vita, ma allo stesso tempo la cosa che ho apprezzato molto di Clara è comunque questa forte complessità, perché non è una persona pacificata, cioè una persona che comunque vive un percorso molto complesso, molto intenso, molto complicato, non è sicura di quello che sta facendo. Sì, È così. esattamente così. Guarda, quando ho pensato a Clara per la prima volta, l'ho pensata insieme a Rossella, no? Sono le due cugine che vivono questa storia. Rossella però è una ragazza bellissima, canonicamente bella, perfetta, una ragazza che assolutamente aderisce alle aspettative sociali della comunità, della famiglia, mentre invece Clara ha questo fatto di essere all'ombra di sua cugina, di percepirsi anche all'ombra di lei perché non ha un rapporto pacificato in primis con il suo corpo. È una ragazza normalissima, ecco. Però questa normalità lei la vive invece molto male perché, a parte che è una normalità in un contesto di fine anni 90, inizio anni 2000, dove anche i modelli femminili erano estremi, una magrezza estrema, degli atteggiamenti anche molto ben codificati di successo, di sexiness, se vogliamo, in cui Clara non si rivedeva. Clara è una ragazza che riesce ad allontanarsi dal contesto delle ragazze per bene, quindi da questo futuro già scritto per reazione. Lei sa cosa non vuole essere, sa cosa non vuole diventare, a cosa vuole rinunciare, però non sa ancora chi è. Non sa cosa le piace, cosa ama, perché non è stata educata a chiederselo. Non le hanno mai insegnato di porsi la domanda: che cosa mi rende felice? Io che cosa voglio essere? Perché il modello c'era, andava seguito. Tu potevi essere quello o no. E non esserlo era anche molto spaventoso per le bambine e i bambini, direi, cresciuti nel cortile della scuola cattolica in cui tutti erano sotto gli occhi di tutti e sotto gli occhi delle suore, ed essere diversi dal gruppo, diversi dal gregge, era in verità percepito come una devianza, come una colpa, come una vergogna. Ecco, la vergogna è un concetto che nella città di provincia stretta, piccola, con queste topografie asfissianti, è proprio la prima cosa da rifuggire. La vergogna deriva dall'essere diversi dagli altri e questa differenza diventa una colpa, quindi nessuno vuole essere additato. Ed è per questo che alla fine Clara si allontana. Ma attraverso questa spirale di avvenimenti, di esperienze che lei fa, appunto Tinder, i lavori, gli incontri, il suo vero romanzo di formazione non sta nell'allontanarsi quanto nel conoscersi a partire da quell'allontanamento. Era un po' un esperimento inizialmente, avevo preso questi due personaggi, uno che dice sempre di sì
alle aspettative degli altri e una che invece ha il coraggio di abitare il margine, di osservare un po' lateralmente. E grazie a questa posizione laterale, non so, in un certo senso diventare anche più creativa nell'immaginarsi un futuro diverso. Quindi è stato inizialmente un esperimento narrativo che poi si è trasformato in questa storia. Devo dire che è molto interessante perché comunque rimane molto complesso, cioè non c'è un momento in cui poi questi personaggi si semplificano, che devono trovare per forza una risposta, che devono trovare per forza ho trovato una soluzione, ma rimangono sempre così in fermento, da entrambi i mondi anche, quindi questo è molto buono. Quindi abbiamo visto che questi due mondi, alla fine del libro c'è un personaggio che secondo me è spaziale, che è quello di Flavia, che mi è sembrato invece l'unico personaggio potenzialmente pacificato di questo romanzo. Non so se tu l'hai visto allo stesso modo, l'hai interpretato allo stesso modo e l'hai creato in questo modo, però no, questo è spoiler, non lo so se Un è po', spoiler, un pochino pochino. sì. Vabbè, vi lasciamo solo perché c'è questo personaggio di Flavia che è veramente eccezionale secondo me sulla fine, e volevo sapere come l'avevi visto, cioè quando l'hai visto apparire, Ma perché io. Flavia, no, Flavia in verità c'è sempre Ok. stata. Sì, diciamo che io con Clara, con il personaggio di Clara, condivido molte cose. Non è un libro autobiografico, assolutamente. Io e Clara abbiamo due vite molto diverse. Però le ho regalato alcuni miei attributi, mie esperienze, in primis quello di venire da Caserta, in secondo luogo quello dell'aver vissuto a Londra e essersi allontanata da un contesto appunto provinciale nel quale non sempre sono stata a mio agio. Però al di là di questo, ecco, no, abbiamo due vite molto diverse. Però il personaggio di Flavia mi ricordo che mi è venuto da alcuni flash che avevo di questa mia esperienza di bambina, studentessa nella scuola cattolica. C'era questa ragazza che era la sorella di un mio compagno di classe, infatti nel romanzo è diventata la sorella di un compagno di classe di Clara e mi aveva molto colpito. Io l'ho vista, è una ragazza, non so chi sia, l'ho vista una sola volta nella mia vita, aveva questi capelli un po' arruffati, biondi, tenuti con una matita, poi all'epoca anni 90 appunto era il cuore del grunge, lei aveva questa camicia di flanella un po' sporca di vernice, di colori perché faceva l'istituto artistico se non mi sbaglio e quindi lei mi è sempre rimasta dentro come un modello che io non avevo saputo collocare in quel momento. I modelli femminili delle ragazze per bene in questo romanzo sono loro intorno, sono ovunque, sono le madri, le loro madri, la famiglia, la nonna, le madri dei loro compagni di classe che sembrano avere sempre una croce che si portano addosso, croci che poi devono comparare come si comparano le figurine durante la ricreazione, ce l'ho, mi manca, ce l'ho, mi manca, la mia è più grande, la tua di no. E quindi questa predisposizione al sacrificio anche come forma di orgoglio, come medaglie da mostrare all'occhiello, no? Agli altri per ricavarne valore, questo è il tipo di femminilità che le ragazze per bene di questo romanzo ricevono, le suore anche, le suore che gli fanno da maestre. E poi c'è Flavia, questa sorella maggiore che appunto come la ragazza misteriosa a questo punto direi di cui vi ho parlato, arriva e si mostra così, in particolare lei la conosce a casa di questo Tonio, di questo compagno di classe. Ne sbircia dentro la cameretta durante una festa di compleanno di bambini e comincia a vedere da questa fessura. Mi piace molto la scena che ho immaginato, che in realtà è una scena brevissima, proprio così citata brevemente, ma la vedo molto bene. Questa Clara bambina butta l'occhio dentro la porta semiaperta, vede una camera piena di poster di Green Day, Nirvana, Radiohead, no? Questa musica che non passava tanto su MTV quanto invece tutte le ragazzine donne di quegli anni lì. Del resto, se voi ricordate un po' il 1999-98, era l'anno in cui il girl power delle Spice Girls già si era un po' esaurito e cominciavano ad uscire fuori questi modelli più individuali, Britney Aguilera e altre, tanti altri cloni di queste qui, che si collocavano a metà tra Hillary Clinton e Monica Lewinsky. Allora, non avevi la ragazza, la donna, madre di famiglia, santa, appunto, legge al dovere, donna in carriera, non avevi neanche la donna,
invece fortemente sessualizzata, avevi la Lolita innocente ma ammiccante. E quel modello lì, quel modello era ovunque, era sui giornaletti, no, con le copertine attacca stacca, su i poster delle camerette, dentro gli armadi sempre stessi poster, e sulla rotazione, heavy rotation di MTV ovunque, no? E era anche un modello safe, cioè molto sicuro per le madri che andavano lì. Sapevano che tu ascoltavi Britney Spears, erano ben più contente che sapere che tu ascoltassi Nirvana, per dire, oppure non so, tanti altri di quella scena lì, generalmente associati all'uso di droghe, eroine e tutto il resto. Quindi, poi però, sapendo cos'è successo dopo Britney, no? Non so se la seguite su Instagram, sapete un po' più. Allora dici, cioè, forse ok, cioè, Cobain ha fatto la fine che ha fatto e va bene, però Britney, cioè, possiamo dire che sta tanto meglio? Allora, Britney è diventata un po' il fantasma, metaforico, santo protettore, patron di questo romanzo. Infatti, all'inizio c'è, cioè, proprio nell'esergo, una frase, una citazione da I was born to make you happy di Britney Spears, no? Che per me è emblematica perché è esattamente quello che le ragazze per bene sono state preparate a diventare, essere nate per rendere felice qualcun altro. E allora il futuro delle ragazze per bene è il futuro di Britney, forse, che ha detto sempre di sì alle aspettative, alle imposizioni, a una vita spianata fatta per lei, scritta da qualcun altro. Britney è scoppiata e le ragazze. Quindi ecco, era un po' emblematico mettere lei all'inizio e vedere quanto ci si potesse sentire tradite avendo seguito lei come modello. No, ascolta lei che la tua vita sarà accettata, allineata, giusta, perfetta. Scoprire che il modello che tu hai seguito è invece il modello che fa la fine peggiore, chissà che amaro deve lasciare. E quindi ho fatto in modo che proprio le ragazze si interrogassero su questa cosa qui. Non so qual era la domanda iniziale, mi era fatta. Tanto, Va bene ma non è questo, va così. bene lo stesso, quindi era comunque. Era Flavia. Sì, era Flavia. Ma no, Però stavo più o andando meno, altrove, poi io ho. volevo sterzare adesso, così ci viene mal di mare a tutti, siamo a posto. Io ho avuto un dubbio durante tutto il romanzo, cioè mi sono chiesto ultimamente da dove nascono le ragazze per bene, cioè io ho sempre avuto questa sensazione del fatto che avessero solo una gran paura di morire, non so, come di morire sole tendenzialmente. Tu ci hai visto un'origine, cioè ci vedi un'origine comune da questo tipo di percorsi, di questi. Ma guarda, non c'è una grandissima riflessione sulla morte quanto sulla vita in questo romanzo, sulla vita e sulle relazioni. C'è un funerale, come c'è un matrimonio, si nominano alcuni rituali sociali a cui appunto matrimonio e funerale sono ascritti. E la morte passa proprio, secondo me, in questa accezione, come evento, come rituale che si fa agli occhi degli altri per gli altri, come ogni stazione di questa Via Crucis che è la vita delle ragazze per bene. Tu mi chiedi da dove nascono? Nascono da questa riflessione sul dire di essere qualcosa e invece essere qualcos'altro. Quindi è fondamentalmente tanto legato alla vita e come la vita viene condotta. Perché anche quando si parla della morte, non si problematizza mai la morte come evento in relazione all'aldilà o qualcosa di oltre, no? Quando si parla della morte si parla sempre di come quelli in vita percepiscono l'assenza di chi se ne va. È sempre un ragionamento sul chiacchiericcio, sull'interpretazione, sull'avatar, che non è tanto diverso dall'avatar di Tinder. È una riflessione che mi è venuta sempre più chiara man mano che ho portato in giro questo romanzo, no? Rendermi conto, cosa che inizialmente non era voluta, di quanto il mondo della provincia di che Clara vive a Caserta, fondato sul dire di sé, sia sostanzialmente la stessa cosa di Tinder, in cui noi andiamo là, ci facciamo il profilo, scriviamo il nostro profilo.
qual è la differenza, no? Meravigliosi quei momenti in cui ti immagini veri, perché eccoci qua, bellissimo. Okay. Io per raccontare l'esperienza di Tinder, spieghiamolo, sì, esatto. Non te l'avevo neanche detto in macchina, ti sto per dire no. Una perla. Ecco. Quando mi sono messa, tra l'altro sul suggerimento di Mario Desiati, perché Mario Desiati, l'uscente premio Strega, che saluto e ringrazio, è stato il primo lettore di questo romanzo, quando ancora si chiamava Il Cortino. il titolo che non voglio dire. No, però questo era il secondo titolo e Mario ha detto, beh scusa, ma c'hai Ragazze per bene, ma usiamo Ragazze per bene. Infatti mille grazie a quella conversazione, perché secondo me è proprio il titolo giusto per questa storia. E lui aveva detto anche che si sarebbe divertito a leggere più racconti relativi alla vita di Clara a Londra, perché ce n'era forse uno, quello in cui incontra Thomas, poi c'era un sommario in cui diceva che ne aveva incontrati altri, però di fatto non è che ci accompagnava a vederli. E allora io mi sono messa a riflettere, ho aggiunto un po' di cose e soprattutto quando si tratta di fare la stessa esperienza ma a Caserta, io ho creato un profilo falso con proprio la descrizione che Clara ha nel romanzo, con alcune foto. Io vado, quando vado al parrucchiere porto sempre una foto per dire me li fai così, capi? E c'era questa foto di Getty Image, cioè finta, non so neanche chi è la tira, e quindi Clara, 30 anni, tanto c'è, cioè, che ne so, chi lo riesco. E poi niente, mi sono messa a swipeare e vedevo questo mondo assolutamente diverso, con metafore culinarie, trovati una ragazza che ti guardi come io guardo la mia carbonara, no? Cose così. Invece a Londra tutti un po' intellettuali, un po' woke, con l'orientamento politico eccetera, ed è stata una cosa sociologica super divertente, tanto che Clara, quando cammina, a un certo punto lo dà per scontato, incontra il padre e dice: scommetto che lui ha Tinder, la canzone su Tinder, Lucio Battisti, cioè si inventa tutte le canzoni, inno che devi mettere quando ti fai il profilo Tinder. E quindi è stato anche molto divertente poi costruire, è stato un esercizio proprio di scrittura creativa, mi sono divertita da morire a farlo, ecco, e quindi vi ho svelato il segreto. E vai, abbiamo lo scoop. Volevo chiudere, almeno la parte mia, poi spero ci siano delle domande anche di là della barricata, sulla questione maschile del romanzo. Ci sono due personaggi abbastanza importanti, però comunque sono al centro della storia, ma sono anche abbastanza marginale, poi non so se tu te li immaginavi totalmente immersi o meno, ma sono entrambi delle persone insomma borderline, ecco, sì, non volevo dirlo, però insomma sono, no, poi non so il significato clinico preciso, quindi scusate, no, però insomma sono delle persone disturbate, ecco, diciamo così, abbiamo un mondo maschile disturbato, irrisolti, e molto interessanti, pieni di contraddizioni, anche loro pieni di ragazzi per bene che non lo sono, sì. Insomma, fantastici. Sì. Quello che mi chiedo è, secondo te, perché una persona di sesso maschile dovrebbe leggere questo libro, e dove sono nati questi personaggi? Quindi sono due domande belle, una domanda con due cose belle grosse. Comincio da quest'ultima. Allora, tu parli di due personaggi. Secondo me ce n'è uno che è proprio il mio preferito, che ho amato scrivere, che amo raccontare quando parlo di questo libro, che è il personaggio di Luca, che inizialmente noi conosciamo come lo sposo. Luca, all'inizio, quando ho cominciato proprio a buttare giù lo scheletro di questa storia, era un personaggio funzionale. Tu hai un matrimonio e parli della sposa, chiaramente di conseguenza sai che c'è anche uno sposo, e però finiva lì, c'è il suo nome sull'invito che Clara guarda, si ricorda che lo conosceva perché si ricordava di quando appunto frequentava sua cugina già dagli anni del liceo, era il fidanzato storico, no? Quindi come ogni ragazza per bene lei andava a sposare il ragazzo con cui era stata fin dall'adolescenza. E poi però a un certo punto c'è una scena in cui Clara incontra Luca intorno ai 17 anni, quindi sempre contesto liceale,
mentre vanno a fare ripetizioni di fisica. Allora Luca è il ragazzo per bene, per eccellenza, è il speculare a Rossella, no? Cioè anche lui è impeccabile, perfetto, tutto d'un pezzo, vestito sempre con la marca giusta, il ragazzo che va benissimo a scuola, però è anche super amato dai compagni di liceo, quindi popolare, che sta giustamente con la modella popolare, bellissima, cioè quello che gli si addice, no? Secondo la comunità. Però Clara dice non se lo aspetta lì a ripetizioni perché questo presuppone il fatto che lui abbia preso un brutto voto, no? Quindi questa sorta di imperfezione, questo scendere di un gradino, no? Dal podio, dal punto più alto del podio, lo fa sembrare anche più umano, più vicino, più approcciabile e cominciano a diventare amici in un momento in cui lui e Rossella hanno avuto un allontanamento perché Rossella comincia a frequentare il mondo delle sfilate, diventa modella di abiti da sposa e quindi diciamo per forza di cose questa relazione ha un momento di allentamento. In questo momento invece in cui Clara e Luca si avvicinano e si scoprono simili, io ho letto una crepa in questo personaggio che inizialmente mi sembrava monolitico e questa crepa mi è sembrata assolutamente da interrogare. Io ho provato ad aprirla, ho provato a guardarci dentro e ne è uscito fuori la storia di un ragazzo che anche lui, insomma, sottostava, anche lui non aveva il coraggio di fuoriuscire da quel percorso, che invece raccontava di una mascolinità di provincia tutta volta a mostrare ovviamente la forza, la superiorità sociale, una leadership che magari non è neanche naturale in un personaggio come lui, ma che deve forzare. E quindi devo dire la riflessione sui personaggi maschili mi deriva da questo, mi deriva anche da un'esperienza molto lunga di frequentazione con i libri di Pier Vittorio Tondelli. Io sono ricercatrice e ho un dottorato in Italian Studies, per il quale, scusate, ho lavorato sull'opera intera di Tondelli e sulla rappresentazione della giovinezza. E c'è un punto in Camere separate in cui lui racconta della processione per il Cristo morto del Venerdì Santo a Correggio e c'è questa scena meravigliosa, vi consiglio di andarla a recuperare, in cui si raccontano di questi ragazzini ancora molto molto giovani, ancora alcuni di loro molto gracili, che si prendono sulle spalle la statua del Cristo morto pesantissima e fino alla fine devono cercare di non piangere, di stringere i denti, di non mostrare segni di debolezza, perché quello è il loro rito di passaggio verso l'età adulta, verso una mascolinità riconosciuta. E allora un po' pensando a quello, un po' ritornando nel mondo di Caserta, dove pure ci sono delle scene di questo tipo, alla fine del libro c'è la processione di Sant'Anna, che è molto debitrice alla processione del Cristo morto in camere separate. Ecco, tutto questo mi ha portato a creare un maschile che si interroga tanto quanto si interrogano i personaggi femminili sulla loro condizione di donne. E la prima domanda che tu hai fatto quindi è perché un lettore dovrebbe leggere questo libro, è questa, perché è un invito alla riflessione su se stessi, sul proprio ruolo sociale, sul proprio ruolo di genere e soprattutto a porsi quella domanda che si pone Clara, ma si pone anche Luca e poi reagiscono in modi diversi, no? Ovvero che cosa mi rende felice, silenziando tutte le voci che invece ci stanno intorno. Quindi ecco la ragione per cui credo che sia un libro che possa parlare, che vuole parlare a tutti e non solo alle donne e sulle donne. Uomini molto fragili, quindi è molto bello vederli che si impantanano in situazioni. Fragili che invece vogliono far vedere Sì, di non assolutamente, sono esserlo. molto Sì. fragili e non lo sanno e non vogliono Sì, esserlo. sì. Allora, adesso ti faccio la domanda che ti hanno fatto tutti, però era una domanda che era uscita anche al gruppo di lettura, così rispondiamo anche a loro. Qua si lavora, Qua cioè, dai. siamo qua, qua Qua stiamo si lavora. immaginando, cioè non è che Non è che insomma, stiamo non è che siamo qui a qui. immaginare. Però era nato
la questione del ma Olga si sentirà di aver scritto un romanzo generazionale? Tu mi hai già risposto in macchina, quindi puoi rispondere. Allora, adesso. Ma è una riflessione che si lega anche a Tondelli, che oltretutto, si lega non molto a so. Tondelli, cioè è chiaro che io ho un legame fortissimo con il concetto di generazione, sia dal punto di vista letterario che antropologico, sia dal punto di vista delle mie ossessioni personali, no? Come Tondelli io sono molto legata ai miti generazionali perché li vivo un po'. Come sì, una nuova mitologia, una sorta di mitologia 2.0 che tutti masticano un po', anche se non siamo veramente dentro un certo tipo di cultura, se non ci piace Britney Spears, se non ci piace non so, i film Leonardo DiCaprio, ma tutti sappiamo, no? Quali sono questi riferimenti. E quindi, un po' come i miti del passato, rappresentano delle vie percorribili, degli esempi sì, di vite possibili. Il personaggio di Luca, per fare un esempio, ha questo concetto di romanticismo fondato su Hollywood. Ogni cosa per lui, ogni gesto romantico è già stato visto, è già stato fatto in un film che lui ha affittato dal blockbuster. E quindi anche le cose che fa se le rivede automaticamente come nella scena di un film, e questo parla chiaro di quanto autentico questo comportamento risulterà poi essere. E si parla del generazionale, però, e la mia risposta è no, io non avevo intenzione di scrivere un romanzo generazionale, ma proprio davvero, volutamente, io non volevo che fosse un romanzo rappresentativo della mia generazione. Perché la trovo una cosa un po' arrogante, nel senso che lo sarebbe stato da parte mia arrogante, con la consapevolezza che abbiamo oggi del nostro posizionamento sociale, culturale, chiaramente storico-politico. Parlare per tutta la mia generazione sarebbe suonato falso, forzato. Vivo a Londra, c'è un multiculturalismo incredibile intorno a me. Insegno a studenti che vengono da ogni parte davvero del mondo e so che il mio romanzo non parla di loro. Parla forse a loro perché parla di quelle cose che ci siamo detti, ovvero porsi le domande sul proprio ruolo. Però non racconta la storia di tutti, vuole fare domande a tutti, ma non racconta la storia di tutti. E quindi no, non è un romanzo che parte con l'essere generazionale, forse in porzione, in parte lo è per alcuni, ma non voleva parlare di tutti, no. Mi togli di fare un'ultima domanda, poi giuro che lascio la parola. Tu insegni scherma, Sì, giusto? sì. Bene. C'è un rapporto, secondo te, tra scherma e scrittura? Così Ma un po'. ovviamente, guarda, prima che arrivasse David Foster Wallace a dire che il tennis era il più letterario degli E questo sport, confermo, cioè mi sento di non confermare è che è questa cosa. arrivato e ha detto questa cosa, in pratica ha reso il Sì, tennis uno allora, sport super letterario, ma per fortuna perché ha fatto delle cose meravigliose, no? Vedo che apprezzi. Però prima, secondo me, lo sport più letterario del mondo era la scherma. Se già pensate a quanti romanzi di cappa e spada esistono, mi ricordo delle bellissime pagine di D'Annunzio nel Piacere che racconta di questo duello, e poi i duelli le foto che abbiamo dei duelli tra Bontempelli e mi sembra e Ungaretti a casa di Pirandello, insomma. Sono dei racconti, delle testimonianze, delle mitologie che sono lì, sono in letteratura, fanno letteratura. E poi è uno sport che nasce come metafora, perché la scherma sportiva è la metafora del duello effettivo. Quindi, non so, per esempio, il fioretto abbiamo, immaginate, no? Alle Olimpiadi forse avete visto questa specie di gilet laminato. Che serve ad indicare i punti degli organi vitali, quindi era un'arma d'allenamento dove le persone andavano lì a colpire, per essere sempre più precisi e magari vincere il duello al primo colpo, colpendo gli organi con una precisione tale che era il primo e l'ultimo. E quindi mi piace questo della scherma, che ha questo suo essere metaforico nel momento in cui sali in pedana, le 15 stoccate dell'assalto sono potenzialmente una lotta per la vita e per la morte, perdere questa onta terribile che poi passa subito quando cominci un altro incontro. E lo stesso movimento, la catena di movimenti che avviene nel momento in cui tu cominci un assalto,
è denominato la frase schermistica. E quindi c'è una sintassi nei movimenti della scherma che assomiglia tanto alla sintassi del linguaggio, cioè del linguaggio umano, letterario, no? Della scrittura. E quindi mi è di grande ispirazione, moltissimo davvero. E scrivo di scherma, tra l'altro, per Ultimo Uomo, per Zarina, anche newsletter. Adesso dovrebbe uscire l'anno prossimo, cioè tra qualche mese, un'antologia di racconti di sport femminile in cui io parlo di scherma e quindi sì, la risposta è credo che la scherma mi aiuti molto a sì, con il ritmo della frase, ma anche proprio con il sistema delle metafore, credo. Io sono sazio, Noi siamo affascinati, invece. è che lei è una multipotenziale, capito? Quindi Ah, una, è scusami. una multipotenziale, lei non lo sa probabilmente. Dice, Sì, non lo sa, però è queste persone che fanno tantissime cose molto diverse e mediamente bene, Poi quindi cominciate tutte per caso, assolutamente. più multipotenziale così. Per cui è che E quindi sono sono tutte curiosa, storie sono super curiosa. interessanti, perché poi si uniscono queste cose dentro queste persone e Però non c'è la scherma fanno nelle ragazze È per vero? bene. Ed Non c'è è. lo sport. Non c'è Non lo c'è lo sport, sport. infatti non Non c'è c'è lo lo sport, sport. però volutamente. Perché prima io vi dicevo, no, ho dato a Clara tanti piccoli pezzi della mia biografia, tranne lo sport. Io sono stata un'atleta quando avevo l'età di Clara in questo libro. E forse proprio questo mio vivere l'adolescenza con questa disciplina Regime, che mi disciplina. teneva però fuori dai circuiti sociali del liceo, no? La comunità, no? Quelli che uscivano il sabato e poi chiacchieravano il lunedì di quello che era successo, eccetera. Clara lo viveva perché era di per sé si autoemarginava un po' dal contesto, si sentiva da meno di sua cugina. Io lo vivevo perché per forza di cose ero sempre fuori per le gare, eccetera, e quindi avevo questo senso di essere un po' tagliata fuori nella comunità degli studenti, degli amici, degli altri adolescenti miei coetanei, che poi ho riversato in Clara trasformandolo però chiaramente. Young lady. Tanto preparo delle domande Io perché bravissimo. mi ero chiesta quando stavo leggendo, pensavo, io il libro l'ho finito qualche giorno fa, e allora pensavo che le ragazze per bene fossero delle ragazze che non si facevano domande, che loro seguivano una strada, che era stata, come hai detto tu, percorsa dalle madri, le nonne, eccetera, eccetera. Però sentendoti parlare, in realtà mi sono resa conto che probabilmente le ragazze per bene, dal mio punto di vista di lettrice, sono quelle che le domande se ne fanno molte di più, forse di una persona come Clara, ma che la zona di comfort la vivono così comodamente che forse non hanno la spinta di porsi delle risposte che già magari sanno, come invece ha fatto Clara, che È insomma. assolutamente così, esatto. E, le domande che si pongono le ragazze per bene sono proprio quelle che fanno aprire quelle crepe di cui parlavamo prima. Ogni personaggio in questo romanzo ha una crepa. Alcuni la aprono di più, altri la ignorano. E proprio per questo motivo, perché ponendosi delle domande sarebbero poi costretti a rispondersi, scoprire di non essere felici in quel contesto, in quella condizione, in quella posizione. E però quello che dicevo a proposito della scuola elementare, no? Il fare un passo al lato, spostarsi dall'allineamento, prendere una strada diversa è molto doloroso perché di fatto alla fine si va sempre a parlare di amore, è sempre l'amore che ci fa fare le cose o che non ce le fa fare. E le ragazze per bene che abbassano la testa e accettano e dicono di sì alle aspettative altrui, della famiglia soprattutto, sono ragazze che tutto sommato chiedono di avere amore in cambio e vogliono essere come gli adulti le vogliono per avere amore da loro, perché non riescono ad entrare in contatto con quelle persone altrimenti e l'unico modo per sentirsi accolte è semplicemente non contraddire. Quindi hai ragione, perfettamente, sì, se le fanno le domande e il passo dopo che non riescono a far procedere. Grazie. Io intanto ti volevo ringraziare perché è stato un libro bellissimo per me, veramente.
aiutato tantissimo e mi sono ritrovata tantissimo in tutto quello che hai scritto. E credo che, nonostante tu dica non sia un libro generazionale, però credo che siano davvero tematiche molto importanti, insomma, per le ragazze coetanee, mie coetanee, o comunque anche quelle che sono state in questa età anche negli anni passati, no? Cioè le nostre madri, le nostre zie, le nostre nonne, ovviamente con domande diverse, cioè, no, con le stesse domande ma con un ambiente diverso. Quello che ti vorrei chiedere è se secondo te Clara, spostandosi, trova quello che cerca. Cioè, Clara e sua cugina sono davvero così diverse, secondo te? Al di là dell'aspetto di reazione, no, a questo contesto. Sì. Grazie per le parole splendide sul libro, davvero, guarda, è incredibile quanto affetto lo sta raggiungendo e sono molto felice. Si è percepito da subito. Sì. Sì. Sono molto felice perché ci ho messo... È un libro bello e fortunato, cioè negli incontri, veramente, questa è una cosa che si è percepita da subito. Grazie, sono molto contenta. No, davvero, niente di quello che sta accadendo in queste settimane io avrei potuto prevedere. So quanto amore ci ho messo io e quanta autenticità ci ho messo e mi hanno fatto recentemente una domanda sulla vergogna, no? Ed effettivamente, cioè è così, io mi sono resa conto che provare un po' di vergogna quando scrivi è sintomo di autenticità, anche se non è un romanzo autobiografico, al di là della storia, che è inventata chiaramente, ci sono un sacco di cose che appunto ho preso da Tondelli, altre cose che ho inventato di sana pianta, altre cose che ho rubato dai gossip della città cambiando i nomi e altre volte non cambiando. Però ecco, e secondo me quando si parla di sentimenti alla fine si riesce sempre a comunicare qualcosa, al di là del fatto che è un libro rosa con una protagonista femminile, meridionale, millennial. Altrimenti, non so, è questo che io cerco nelle storie, per questo non potevo fare altro che metterlo nella mia. Però il percorso è stato molto 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 intenso, molto difficile, molto importante. È stato un romanzo di formazione anche per me mentre lo scrivevo. E la tua domanda, se Rossella e Clara sono poi così diverse, ma ovviamente non lo sono. Ed è per quello che dicevamo prima, cioè l'unica differenza tra le due cugine cresciute nello stesso contesto, poi ora tu hai letto il libro, quindi tu sai delle cose. sai. È che è proprio il fare lo step successivo, il passo che ti permette di andare ad aderire a quell'immagine di te che tu hai dentro e che però ancora non sei. E quindi no, cioè sono ragazze per bene, anche Clara è una ragazza per bene, quando va a Londra e comincia a frequentare tutti i Tinder date, però poi si innamora di uno, di Tomas, no? E dice, certo, ok, io fuggo, rifuggo un contesto in cui per stare insieme veramente bisogna poi a un certo punto ambire al matrimonio, però poi c'è anche quest'altro ragazzo che la tiene così, la tira per le lunghe, non dice mai che stanno insieme, non vuole mai dare un nome al rapporto. Allora anche su questo c'è un'ambiguità che poi alla fine parla di noi in modo reale, perché da un lato dare i nomi alle cose le ghettizza in un certo senso, dall'altro però è un riconoscimento che permette loro di essere viste. E dov'è la risposta? La risposta non c'è. La risposta reale è quella che ciascun amante sente di poter portare meglio addosso. È un libro che non ama, secondo me, che critica profondamente le posizioni solide, monolitiche e non in evoluzione. La stessa domanda
domanda che cosa ti rende felice, che Clara a un certo punto si pone e si chiede, è una domanda che va aggiornata spesso, costantemente, perché noi siamo mutevoli. E allora dire che mi rende felice quello che mi rendeva felice 10 anni fa non è vero, non è vero. Bisogna avere il coraggio di chiederselo di nuovo, perché poi cambiare, cioè, è faticoso. Però è faticoso anche restare in una vita che non è quella che vogliamo, quindi è un po' questo, ecco. Però sono andata troppo oltre, la domanda era bella specifica. No, andiamo fuori. Penso che Tondelli sarebbe molto più molto io ci penso spesso, cosa sarebbe stato, no, di Tondelli, cosa sarebbe stato di me che conosco Tondelli oggi se avesse avuto la possibilità di vivere con loro, no? Secondo me avrebbe usato i social tantissimo, troppo, tanto che forse ha un follow subito. Tinder di Tondelli? Tinder di Tondelli, Grindr sicuramente, Grindr. Ah, vero, sì, giusto. E poi, no, non lo so, mi sono spesso domandata ed è stata una perdita incredibile, veramente grandissima. Un autore che in 10 anni è riuscito a passare da una scrittura strabordante, emotiva, viscerale, generazionale, ad una scrittura di un'intimità, di un minimale, di una leggerezza e poeticità che davvero sembra un'altra penna, con una sensibilità che invece è la stessa. E quindi credo che sì, questo libro è molto debitore a Tondelli, tanto quanto ad altre scrittrici che poi anche trovate nel libro, che sono Simone de Beauvoir, che sono Alba de Cespedes, che sono Goliarda Sapienza. Tutte queste scrittrici che mi hanno insegnato a dire io in prima persona femminile. E perché era una scuola che andava fatta, anche quella una forma di aggiornamento sul canone, che mi sono resa conto a un certo punto di necessitare. Sono cresciuta lettrice forte, fin da bambina, la maggior parte, ma come per tutti noi, dei libri che avevo letto erano scritti da uomini, tanto che il primo racconto che io abbia mai scritto era in prima persona maschile. Ma per imitazione, cioè, cosa fanno i cuccioli, no? Imitano il genitore, imitano i comportamenti tanto quanto nelle cose creative, no? E quindi così. E quando mi sono resa conto di questo, ho detto wow, invece di restare su quegli strumenti, no? E provare a ricostruirli da capo per trovare una mia voce, voglio cercare delle maestre che possano guidarmi, no, su una strada che loro già hanno costruito anche con grande fatica. E quindi in questo libro c'è stata una fase di preparazione, di lettura anche mentre scrivevo, che si è accompagnato da queste voci, e devo dire che è stata una grande esperienza. Hai pensato così forte che sono spento di farlo mai più. No, adesso è un timer. Come persona individuo, evoluzione e rivoluzione, che mi pare di aver capito che sono due parti temi all'interno. Come li esprimi? Cioè, nel senso, a parole è sempre difficile parlarne. Scriverlo è già più diverso. Sì, hai ragione, hai proprio ragione. Guarda, non so se avete letto, qualcuno c'è di voi ha letto. Ma hai ragione proprio, lo è. E, mentre parlavi, mi facevi la domanda, mi veniva in mente una cosa che ho letto in un libro, chissà se ce l'avete, Bella di papà, di Black Edizioni, che è scritto da Catherine Angel, questa studiosa accademica, tra l'altro inglese, che ripete e rielabora il mito di queste del complesso di Edipo, praticamente, no? Quindi di queste figlie che non sono più tanto quelle che sono innamorate, diciamo, del proprio padre, secondo Freud, ma sono invece il contrario, il padre adesso, in questi anni recenti, che vede allontanarsi le figlie emancipate, quindi padre innamorato, abbandonato. Nella postfazione a questo saggio
Saggio, Catherine Angel dice che la scrittura è il luogo in cui lei ha imparato ad essere pienamente se stessa e a non essere e a superare la costrizione di rispondere sempre di sì alle aspettative degli altri, ad essere piacevole per gli altri, ad essere così serenamente presentabile all'altro come la vogliono. E io mi ci sono trovata tantissimo in questa espressione e trovo che in tal senso la scrittura è una reale rivoluzione. Se per un momento in cui, ecco, nel momento in cui hai bisogno di trovare la tua voce in modo autentico e trovare coraggio anche per poi buttarla fuori, cominci a scrivere e poi magari lo leggi, poi lo fai leggere e poi cominci a parlarne. Credo che sia un passaggio importante. E, rivoluzione ed evoluzione, a queste due parole poi collego anche un'altra cosa, oltre alla scrittura e a quello che dicevo, in questo libro e nel mio pensiero, insomma, personale, che poi grazie a questo libro ho elaborato, la vera rivoluzione secondo me non sta nel voltare le spalle, non sta nel recidere le radici che non ci piacciono e nelle quali non ci troviamo, ma sta nell'interrogarle, nel cercare una relazione, a maggior ragione, capire perché ci sentiamo diversi e cercare di comunicare questa diversità a chi non la capisce, perché all'inizio è proprio quello il fulcro, cioè Clara non ha comunicato con la madre, non ha comunicato con la zia, le zie, la cugina. Lei ha semplicemente deciso a un certo punto che non ce la faceva più ed è andata via. E tornando si rende conto che invece lei non aveva compreso gli altri non avevano compreso lei perché nessuno aveva avuto il coraggio di raccontarsi. E quindi ancora, secondo me, parte della rivoluzione che io ho deciso personalmente di fare come una piccola forma di attivismo emotivo, sentimentale, esistenziale è quello proprio di dirsi per quello che si è. E sì, credo che sia questo. Siamo a posto. Sazi. Sazi. Che Va bene. bello. Perfetto. Hai già chiuso? Grazie. No, Chiuso ok. subito. Salutiamo la mamma. Ah, giusto. Ciao, mamma.